Zanarini, quali sono le novità di questa edizione di Giovin Bacco? La novità è riuscirlo a fare in un modo decente, contrario dall'anno scorso, che è stato un modo, una cosa veramente deludente. Riuscire a farla che si avvicina un pochettino a quello che vogliamo noi Giovin Bacco. Le novità di quest'anno sicuramente sono il discorso sempre dei vini che è presente nella guida di Slow Wine, che presenteremo all'interno di casa Slow Food all'interno di Palazzo Rasponi. L'altro discorso importante saranno i piccoli produttori di Modena, Vignanoli e Contrari. Importantissimo ritengo la presentazione dell'evento della nuova coalizione di Slow Food coalizione, che raggruppa tutti i produttori di tutto il mondo che per un vino buono, pulito e giusto. E l'altro l'evento che si farà a Bologna, internazionale, dove verranno i produttori da tutto il globo, che con convegni e dibattiti appunto per promuovere questa coalizione di produttori sostenibili e compatibili. L'altro momento importante per quanto riguarda il nostro territorio è la presentazione degli spumanti romagnoli, tutti a base di vitigni autoctoni, perché adesso veramente ci sono dei produttori che sono molto validi, quindi a base di Sangiovese, quindi perché no? Se il Pinot Nero è nero, per farlo champagne, Sangiovese si presta molto bene a fare uno spumante a base di Albana, di Trebbiano, di Famoso e di Busson, sia in versione rosata che in versione brutta, classica. Quindi questi sono gli eventi. L'altro aspetto è che avrei voluto fare la cena dopo la pandemia in un posto, in un circolo al Pancotto, dove è appunto un posto dove c'è la cultura della nostra cucina in campagna, una trattoria di campagna, dove appunto abbiamo la possibilità di vivere in un ambiente accogliente, caldo, vicino a noi, una bella serata in compagnia di amici.